Buongiorno amore mio e buona Domenica delle Palme. Allora, tu sei appena rientrata dalla tua ultima lezione di catechismo, vero? Ok. Oh, è arrivata anche Vanessina, buongiorno amore. Aspetta, l'anno prossimo? Sì. Andrò a catechismo con i miei compagni. Sì, vuoi essere scuola. Va bene, vuoi essere spostata, vuoi andare a catechismo dove ci sono i tuoi compagni, giustamente. Allora, volevo oggi andare a fare una cosa. Vanessa, ciao. Chi arriva fra 5 giorni? 5? Sì! Il nostro cugino. Arrivano Isabella e Aria, ma siamo contenti in questa casa? Sì. Tu amore? Contentissima. E cosa facciamo oggi? Andiamo a scegliere... Le uova di Pasqua. Le uova di Pasqua per Isabella. Il nostro cugino. Esatto amore, sei contenta? Quindi adesso lei è già tornata, è andata alla lezione di catechismo. Amore... Che bello, dici sempre sì? Ok, allora facciamo la challenge che Vanessa dice sempre sì per 24 ore. Quindi dopo pranzo ci vestiamo, anzi facciamo i compiti prima, l'ho detto anche ad Anastasia, prima i compiti e poi usciamo per andare a comprare le uova a Isabella e Aria. Dove andiamo a comprare? Dal macellaio. Allora signorina, che cosa stiamo preparando? I ravioli cinesi. Sì, io ne ho già fatti 3. Qui abbiamo l'impasto. Allora devi prendere un pezzettino di questa, una pallina. Tipo così. Ok, adesso fai una... Sì, devi mettere un po' di farina sulle tue mani. È piccolo sto raviolo. Vabbè, fa niente, dai, lo facciamo piccolino. Così. Così. Ok. Così. Sì, vabbè, dai, non esagerare. Ma che carina. Vai. Vai. Va bene, dai. Vai, vai. Adesso lo chiudi. Bravissima, amore. Ok, mettilo qua. Sarà mio. Questo è tuo, eh. Eccola, in pigiama, la mia cuoca preferita. Allora, Vanessa, si stende col mattarello, guardalo. No, cosa pensavi che servisse per essere dato in testa a qualcuno? Schiaccia forte! Allora, anche tu devi imparare a fare un cerchio, quindi adesso lo, okay, adesso lo giri in orizzontale, bravissima, vai in su e poi in giù, come vuoi tu, è lo stesso. Staccalo, ok, adesso scendi, ma devi schiacciare forte, siete così delicate, non dovete essere così delicate. Bravissima, va bene, si stacca. Molto bene, amore, molto bene. Adesso sì, lo metti qua, guarda. Qua in mezzo. Così. Sì. E nel centro ci mettiamo un cucchiaio di impasto. E lo chiudi. Apri. E lo sollevi piano, 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 piano. E lo metti qua. Bene, molto bene. Vai, Vane. Ma vogliamo poi parlare di questa tovaglietta super comoda. Come ti sei trovata a lavorare? Benissimo, ragazzi. E se vi piace questa tovaglietta, fatela vedere alle vostre mamme. E se volete acquistarla, andate sul nostro codice sconto che trovate nell'altro video dove abbiamo aperto tutti i pacchi di primo. Giusto, amore, brava. Allora, i ravioli sono pronti. Vanessa, li puoi anche pucciare nella salsa di soia. No, adesso... prima assaggio. Va bene. È troppo caldo? Buone. Sono buoni? Promossi, Vane? Buonissimi. Ho una fame. Ma quel lì non c'è l'impasto, non c'è il condimento. Sì. Sì? Mamma. Buoni, amore? Benissimo, allora, guardate quanti ce n'è e qualcuno si sta ancora preparando. Buon appetito. Che sono? Sono tanti, amore. Li avete fatti tutti voi, siete state bravissime. Buon appetito, poi facciamo un po' di compitini e poi andiamo a scegliere le uova di Pasqua, per Isabella e Aria. Siamo arrivati. Adesso prendiamo 2 cestini a testa, va bene? Uno lo prendi tu e uno lo prendi tu. Quanti? Vediamo. Cominciamo a prendere quelle per Isabella e Aria e poi ne prendiamo altre per la challenge che faremo poi con loro, ok? Sì. Ragazzi, guardate quante uova di Pasqua che ci sono, cioè non potete crederci. Siamo nel posto giusto. Allora, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo quelle della Kinder. Per Isabella mi hanno detto che a lei piace quello della Ferrero Rocher. Quindi vediamo cosa c'è. Un attimo, vediamo. Questo. No, quelle però no, perché è fondente. Questo è là, piccolino però. Vero? Piccolissimo. Ma sono uguali. Ma è piccolo, amore. È uguale. No, è più grande. No. No. No, amore, è uguale. Vabbè.
Aspetta un secondo, perché magari ne troviamo uno con le nocciole intere che sono più buone. Tipo questo qua della Novi, questo è più buono. Facciamo un giro un secondo, Anastasia. Tu ce l'hai. Allora, vediamo un po'. I puffe, che carini. Sì, 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 sì. Oddio, che piccolo. Bello. Dai, prendi uno dei puffi femmina. Ma per Aria? Ma no, magari ad Aria gli prendiamo quello delle Barbie, delle LOL, mi ha detto anche la zia. No, non è Barbie, amore. LOL, Ani, pensa che... Se trovi quello delle LOL. Ah, che bello, anche i Trolls. Che bello. Trolls 3. Prendilo, dai, prendi anche questo. Secondo me i lacci sono quelle delle LOL, la Kinder. Guarda com'è grosso questo. Ma guarda, Vane, di mercoledì. No, ma questo di mercoledì è bellissimo. E al latte? Sì. Ma mamma, posso prenderlo? Io so la canzone. Ma lo regaliamo... A Isabella è mercoledì, piace. Sì? Sì, si era anche travestita da mercoledì. Lo prendiamo per Isabella, okay, quello di mercoledì. Questo per Aria. Io so che la zia mi ha detto Barbie o LOL. Andiamo a vedere se troviamo le Barbie o le LOL. Ma che cos'è, ragazzi? Ma cosa c'è dentro? Aspetta. Apri qui. Beh, ma non posso aprire, Anastasia. Non l'ho comprato, eh. Ci sono le sorprese. Ma sì, le sorprese. Ma per chi? Per Aria, ma no. Guarda che Aria è grande. Ma ragazzi, ma avete visto com'è grande questo uovo? Vabbè, ma noi abbiamo già preso. Bello! Abbiamo già preso l'uovo di Pasqua, dai. C'è Frozen? A lei Frozen piace, però non so se le piace l'ovetto della Kinder. Però l'uovo della Kinder non piace a tutti perché è molto dolce, non so. Ma non c'è le LOL, è strano, stranissimo. Dai, prendiamo quello di Frozen. No, Frozen, che lei adora Frozen. Boh, perfetto, ci allora, siamo. Quante sono? Di LOL, se aspetta, allora, amore mio. Isabella e Aria, 1, 2, 3, 4. Una è per Aria. Ma prendiamoli per tutte. Ma sì, infatti, però prendiamo quello che piace a Isabella, dai, che io non gliel'ho preso. Vieni, Anastasia, quello con le nocciole. Vediamo, hai trovato delle altre uova? Ce ne sono. Oh, che bello anche quello della Trudy. Prendiamo quello. Quello della Trudy è anche bello, cosa? Quello della Little Pony. Ma e questo qua che non è? Lo so, e qua chi è? Questo qua che no, ma guardate l'uovo dell'indovina chi? Prendiamolo. Stranissimo. Io faccio una. In ogni savane tu avevi qualcosa di questo, eh? La nonna ci ha dato voglia con questo. Eh sì, certo. No, lo prendiamo. Però ascoltatemi, un secondo solo. Sì, ma perché? Cosa c'è dentro? C'è. Ah, è fondente, Vane. No, non ti piace, però a me sì. E lo chiudi? Vabbè, e anche questo è fondente? No, è latte questo. Questo è fondente. Questo è latte, c'è scritto. Sì. Ragazzi, abbiamo preso alcune uova. Adesso torniamo a casa e facciamo vedere alcune, sì. Ne abbiamo scambiate un paio perché abbiamo trovato poi quelle delle LOL. Ok, andiamo a casa. Amore, come stai? Siamo tornate a casa. Cosa fai? Imiti quello che dico? Siamo tornati a casa dopo lo spesone mega cioccolatoso che abbiamo fatto. Vi facciamo vedere tutte le uova. Allora, vi facciamo vedere tutte le uova e poi vi diciamo di chi sono. Dai, va bene. Abbiamo il nocciolato gianduia. Sì, che poi un po' l'abbiamo già detto, però adesso siamo a casa. Questo qui è di Isabella. Questo è della Juve, è mio. Quello dei Trolls. Quello dei Trolls di chi è? Isabella. Di Aria. Di Aria. Tutto di Isabella. E di Vanessa. Questo invece. Questo è mio. E tu. Questo di Isabella. Ma sì, questo può essere anche di Isabella. Ah, no, no, è tuo, no, questo. Lo volevi tu questo qua. Questo è di Isabella. Questo è di Isabella. Questo è di Anastasia. Questo è di Anastasia. Questo è di Aria. Questo è di Anastasia. Aria. Questo è di Aria. E questo è di Aria. Ok, Anastasia, ricapitolando, quali sono i tuoi? Questo. Quello delle Little Pony. Quello, quello dei Puffi e Galatina, questo. Giusto? Aria. Uno. Trolls. E due. LOL. Che poi tanto sono di tutti perché facciamo il video. Poi. Isabella, questi due. Isabella, nocciolato e mercoledì, che è bellissimo questo uovo, mi piace un sacco. E i tuoi, questi due. E questo è quello di Aria. Ah, è quello di Aria. Ok, quindi tanto poi abbiamo detto che faremo un video, ma non sveliamo quale video, con tutte queste uova. Avete visto quante sono? Ma poi ne arriveranno altre.
Infatti, dai nonni, dagli zii. Ma quando, cioè, a Pasqua faremo questo video? Quando arrivano Isabella e Aria, poi faremo il video a Pasqua, sì. Ma posso mangiare uno? Ma sei matta? Le uova di Pasqua non si aprono, si aprono a Pasqua. Non ti permettere, Anastasia, con quel faccino. No, no. Assolutamente. Quindi niente, io adesso vado a cambiarmi perché sono stanchissima, devo preparare anche la cena. Tu vai a guardare la TV. Io guardo la TV. E tu guardi la TV anche te. Mi raccomando, Anastasia, non fare la furba. No, dai, a parte gli scherzi, Ani. Sono le uova di Pasqua delle. Le apro? Guarda, te le faccio mangiare tutte. Tutte. Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se tu le apri dovrai mangiare 9 uova di Pasqua. E poi ti salutiamo. Ciao Anastasia, è stato un piacere averti conosciuta per questi 7 anni. Va bene, vado un attimo a prepararmi, che poi dobbiamo fare un'altra cosa insieme, ok? Mi raccomando, Vane, tieni sotto controllo Anastasia. Guarda che io di Anastasia non mi fido, lo sai che è troppo golosa, eh? Ok? Sì, sì. Voglio un uovo, però non so quale mangiare. Dai, scelgo questo, anche se studiare non me ne frega, perché non ti prendo. Spero che la mamma non si arrabbia. Vabbè, un'idea, prendo la forbice, così faccio prima. Ma che arriva la mamma? Vane, so fai con le cuffie? Mi senti? Sì. Anastasia? Non lo so. Oh no. È scelto la mamma, mi devo nascondere dove mi nascondo. Perché mi sono tutti spazi. Buon idea. Anastasia! No. No, non ci posso credere. Ha aperto l'uovo. Oltretutto un uovo di Aria. No, ragazzi, io veramente non ci posso credere. Anastasia! Bimbe, andiamo a scuola? A te manca ancora il giubbotto, tu sei vestita e stai già giocando col telefono. Dai, per favore, bambine, sono le 8:15, tra un quarto d'ora la scuola chiude. Non apre, chiude. Dai, Vane. Amore, dov'è il giubbottino tuo gnogno, no? È questo. Later. Ciao, cuccioline e cucciolini, come state? Tra poco usciranno Vanessa e Anastasia da scuola e stamattina avevo promesso a Vanessa che oggi avremmo potuto guardare un film perché sembrava non ci fossero compiti da fare per domani, ma ahimè invece ci sono 2 paginette di storia da studiare. Quindi lei si arrabbierà moltissimo perché lei ci tiene tanto a guardare un film con me al pomeriggio se riusciamo e non riusciamo praticamente mai perché ha sempre tanto da studiare. E voi ragazzi avete sempre compiti da fare anche voi quando uscite da scuola? Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo tra poco con Vanessa e Anastasia. Allora, ragazzi, mancano pochissimi minuti e stanno per uscire Vanessa e Anastasia da scuola, quindi siamo pronti a dare la brutta notizia a Vanessa. Ciao amore. Ciao Anni. Ciao. Come è andata a scuola? Bene. Tu oggi sei rimasta a scuola a mangiare? Hai mangiato? Tutto? Bene. Tu hai no? E la maestra? Niente. Non ti ha detto nulla? Cosa c'era da mangiare? Ah, ho scoperto che le lasagne ci saranno giovedì. Sì, lo so anche. Proprio per quando certo. Dopodomani, ok? Dopodomani. Allora, Vanessa, ti ricordi che stamattina ti avevo detto che oggi non avevi i compiti e che avremmo quindi visto un bel film insieme? Ti
devo dare una bruttissima notizia. Ci sono due pagine di storia da studiare. No. Sì, però non è giusto. Tu avevi detto che guardavamo un film. Lo so, amore, però sono solo due pagine. Se le farai in fretta, magari riusciamo a vedere qualcosa. Non ti arrabbiare, dai. Sentite, andiamo a far rendere le merende per domani a scuola e la Nutella? Amore, vuoi andare a casa o vuoi andare a prendere la Nutella così ti faccio magari una crepe? Ok, però dopo un po' che non mangio. Qualcosina veloce, ok? Andiamo. Allora, bimbe, siamo arrivate a fare un po' di spesuccia per la nostra super merenda di oggi, per le merende da portare a scuola, eh? Guarda. Dai, facciamo in fretta perché Vane così studiamo. Non dire che mi guardi così, lo so, hai ragione. Ti devo dare ragione, però non possiamo fare diversamente perché purtroppo bisogna studiare. Cioè, purtroppo, meno male. Bisogna guarda studiare, dai. Guarda me. Vediamo. Anch'io. Non lo so. Andiamo, dai. Il mini carrello per i bimbi. Ma che si entra? Aspetta, qui è un casino farlo passare. La bandiera? No, devi passare qui per forza, bimbe. Qua, insieme a te, Ani. Dai. Perfetto. La Nutella si trova qua in fondo, almeno una volta era qua, vediamo se c'è ancora, magari l'hanno finita. Ho trovato la Nutella, era ora finalmente. Quanti giorni è che non mangiamo Nutella? Tre? Una sola, senza litigare per un barattolo di Nutella. Grazie. No, due. No, uno. Ok, Vane, tocca a te, merendine. Distratta un attimo, e Anastasia sta facendo la collezione di yogurt con gli Smarties. Anastasia, guardami, ne basta uno. Tu cosa prendi? Panino, davvero? Per salame, brava. Va bene, prendete i paninetti, che questi sono, quando non li ho io freschi, potete portarli a scuola. Anastasia, cosa stai comprando? Questi qui sono ricoperti di cioccolato e dentro c'è la crema al latte. Non so se ti piace, ma no, amore, ma non sono buoni. Poi per la scuola, ho detto. Ne volete prendere ancora di crostatine? Quanti? Vuoi provarli? Infatti. Li conosci? Quali? Allora, questi qui, e questo è il vostro carrello delle merende. Direi che ci siamo. Già presa. Adesso prendo io un attimo una cosa per me, va bene? Poi andiamo a casa a far merenda, ok? Ragazze, dobbiamo ancora far merenda. Sì. Dai, basta. Solo schifezze stiamo comprando. Ma ragazzi, ma vi rendete conto? Ehi, Vane, Vane, gli abbiamo le patatine a casa. Dai, vieni. E il bacio di dama? Ma te lo do io il bacio di dama. Dai, io bacio... sono una dama e ti do un bacio, posto. Ultimo acquisto. No, Vane. Io non vengo più con voi a fare la spesa. Questo. Dovevamo prendere solo le merende e la Nutella. Infatti andiamo. E queste sono merende. È inutile che mi fate così, come per dire, sono solo queste. È tantissimo. Va bene, dai, andiamo. Io vi ringrazio vivamente della super merenda, una che mi avete fatto comprare. Anastasia, anche stai già mangiando. Lo so, amore, hai ragione, sei uscita da scuola di far merenda. Ragazzi, ma io vi avevo detto soltanto la Nutella e qualche merendina, eh. Ho speso 50 euro di cioccolata, praticamente. Comunque... chi dobbiamo salutare che abbiamo incontrato adesso? Patrick, un bimbo carinissimo che ci ha fermate e lo salutiamo. Veramente carino, simpatico, ciao, intelligente. Andiamo a fare la merenda a casa. Volete la crepe? Sì. Ma siete serie? Sì. Ma con tutto quello che vi ho comprato volete la crepe? Eh vabbè, è crepe sia. Così ti do l'energia giusta per studiare storia. No. Allora bambine, siamo appena tornate a casa, la casa era tutta in ordine, completamente in ordine perché stamattina avevo messo in ordine, potete vedere perché avevo anche tirato su tutto per lavare i pavimenti, ma facciamo un tour della casa in questo istante, facciamo un tour. Scarpe di Anastasia, giubbotto con tanto di grembiule lanciati come se non ci fosse un domani, scarpe di Vanessa, zaino con incastrato in mezzo lo scaldacollo, un altro scaldacollo e giubbotto buttato lì. Allora, se volete le crepe, ora vi alzate. No. Numero 1, mettete in ordine la spesa che abbiamo fatto. No. Numero 2, ci stai mangiando il mondo. E allora, Vanessa.
Vanessa, o faccio le crepe o metto a posto la spesa. Non faccio le crepe alle 6 di sera. No, mi dovete dare una mano, perché altrimenti vi continuate a mangiare ciò che avete comprato. Tu lo stai già facendo, ti sei già mangiata mezzo panino e un bacio di dama. Che senso hanno queste crepe? Ve le faccio stasera dopo cena. No, però io le volevo adesso. Ok, aiutatemi una mano. Voglio vedere la casa in ordine. Le scarpe le mettete in una. Ma ragazzi, ma non si lanciano i vestiti e le scarpe così. Pensa se facessimo tutti così. Ok, tu non mangi la crepe. Vai. Non ci sta, adesso voglio vedere come fa ad arrampicare. Hai in bocca il biscotto, non saltare, non fare loca. Basta metterli anche in ordine un attimino. Bravissime, allora vi faccio le crepe. Tra 2 secondi torno a vedere. E anche quella di Anastasia è pronta. Allora bambine, anzi più che bambine, noi facciamo una cosa Anastasia, dopo che abbiamo finito di far merenda, ripassiamo inglese, ok? Le paroline di inglese. Quali sono? Come quali sono? Me le stai facendo dire da 3 giorni? Quelle della cancelleria, quindi la penna, eccetera, eccetera. Tu, storia. Sì, invece, guarda, guarda la telecamera. Sì. Guardala, guardala. Non andate nella stessa direzione. Non voglio storie, Vanessa, eh? Ok? Cosa stai facendo? Cos'è questo orrore sul tavolino? Diciamo che di merenda ne avete fatte abbastanza. Vane? Dai che devi studiare, su! Cosa fai? Allora amore, per gentilezza, ma solo per gentilezza, non è che potresti riordinare un attimino il tavolo? Ma dov'è Anastasia? L'hai vista? No. No, perché io dovrei andare su con lei mentre tu fai i compiti. Me la cerchi, per favore? Veramente non riesco a capire dove è questa bambina, ogni volta sparisce. Sembra che Babbo Natale col vestito. Dove? Dove sei? No. Ma che t'ha visto Vanessa, non ti ho vista io, eh? Guarda, mi fa così col dito. Vale. Dai Ani, che tu devi venire su con me che dobbiamo ripassare inglese. Mentre Vanessa studia storia. Vieni? Come no? Devi venire per forza. Su, adesso basta, dai. Tu vai a studiare storia e tu vieni su con me. Dai, Anastasia. Vane, no. Mi arrabbio, eh. Vai, fila. Dai, bambine. E io vi metto in castigo. Vanessa, e voilà. Alzati, ti do 3, 2, 1. Vanessa, alzati. Dai, vieni con me su che andiamo a ripassare inglese, dai. Brava. Non essere troppo con te. Vanessa? Ma dov'è? È sparita. Vanessa è sparita e non è più in cucina. Dai. Vanessa, ti prego, esci da qui. Dai, dai Vanessa, ci vogliono 10 minuti se ti impegni. È inutile che fai sempre, ogni sera fai così e ci mettiamo una vita e mezza per leggere 2 pagine. Esci. Dai Vanessa, esci. Vanessa non è qua dentro. No, Vanessa invece è qua dentro. Esci. Dai Vanessa. Cosa stai facendo? Sono alla porta. Dai, vai a studiare. Guarda, io vado su, eh? Ok? Tu per favore studia perché poi ti interrogo, ok? Tieni e studia. Secondo te io studio? Che cosa posso fare? Ma che cavolo, ma chi c'ha voglia di studiare? Sempre devo studiare e fare quello. Anzi, mi nascondo, così nessuno mi trova e posso stare nel balcone tranquilla. Anche perché fa caldo. Amore, abbiamo fatto il lettino finalmente, è quasi ora di disfarlo, ma noi l'abbiamo fatto adesso. Senti un po', signorina, facciamo sentire ai nostri cucciolini quanto sei brava in inglese? Sì. Dai,
abbiamo studiato in questi giorni alcune paroline in inglese, vero? Sì. Dai, allora, come si dice penna? Penna. Matita? Pencil. Astuccio? Pencil case. Ma sei bravissima. Gomma? Ruby. Temperino? Sharpener. Bravissima, amore. Libro? Book. Zaino? Sullo zaino abbiamo sempre delle perplessità. Pensa alla scuola. Brava! Yeah! Grandissima! E poi pennarello? Era flat. Flat tip pen. Ma non sono sicurissima perché l'abbiamo studiata stamattina, perché ci eravamo scordati del pennarello. Flat tip pen. Bravissima, grande. Brava, amore. Chissà se vi danno ancora qualche parolina da studiare, però ho saputo che le maestre non vi hanno ancora chiesto nulla, vero? No. No. La maestra. Va bene, tesoro. Allora, adesso io vado a stendere. Mamma, stai già, vado già bene. Va bene, vai a bere, che tra un attimo arrivo anch'io, ok? Non ci credo. Non ha studiato niente, anzi, ha pure colorato, disegnato e scritto la V di Vanessa. Ma chi è che non c'è? No, guarda, tanto io lo so dov'è. Cosa pensa di prendere in giro me? È qua, apri, si era nascosta. No, guarda, controlliamo bene. Ah, è qua. C'è? Non c'è. Guarda, stasera Anastasia mi vedrai molto, molto arrabbiata. Sei pronta a vedermi molto arrabbiata? Ok, adesso appena la becco andiamo a cercarla. Sarà in bagno, dove vuoi che sia. Sì, si nasconde sempre in vasca. Non c'è. Nella lettiera del gatto? Non c'è, neanche nella lettiera del gatto. Ok, va bene, qua. Vanessa! Vieni, ti ho beccata! Vieni su! Non c'è. Niente, ragazzi, Vanessa è sparita. E non so dove. Cosa c'è? Chi è? Ma cos'è sto casino? Ma cosa ci fa qua? Cosa ci fai sul balcone? Sì, ma non l'ho trovato, l'ho chiuso. Eh beh, giusto, l'avrei fatto anch'io. Perché eri sul balcone? Stavi rinfrescando le idee per studiare? O sì. Stavi rinfrescando le idee per disegnare ancora meglio su quel quaderno? No, per studiare. Ma scusa, ma Vanessa, ma cioè, sei stata un'ora sul balcone? Io sono scesa. No, non ci credo. Mamma, freddissima. Ma per forza, Vanessa, madonna, per forza che hai freddo. Sei rimasta un'ora sul balcone, ci mancherebbe altro che tu non abbia preso freddo. Vieni con me subito. Vai sul divano che adesso ti porto una copertina. Ma scusami, perché non ti sei messa a studiare? Guarda, non voglio urlare, perché sennò anche nei video mi sentono urlare e mi riconoscono tutti. Devi studiare. Hai capito? Guarda, se ti viene la febbre, vai a scuola lo stesso. Ma la maestra ha detto che non posso andare a scuola con la febbre. Ci parlo io con la maestra, dico che la febbre è dovuta soltanto al fatto che sei uscita sul balcone, non hai nient'altro, ok? Mm. Tieni, copriti, scaldati un po'. Ma Vanessa, ma cosa stai facendo? Dai, ma tirati su. Cosa fai? Mi sembri Olaf, tutta vestita di bianco, il pupazzo di neve. Copriti e Anastasia, mi fai una gentilezza? Mi vai a prendere quel libro che c'è di storia sul tavolo? Sì, grazie, amore. Allora, Vanessina,
A te il Nilo, gli abitanti del Nilo. Il Nilo Sud, il Nilo Nord. L'Egitto del Sud e l'Egitto del Nord, perché io ho già studiato e quindi so già di cosa parla. Comunque, tu amore, Ani, tu la prossima volta, prima di chiudere un balcone aperto, accertati che non ci sia qualche psicopatico fuori, perché non è normale andare sul balcone a meno 10. Era dietro, allora non si vedeva, vero? Lo so che non l'hai fatto apposta, però la prossima volta se trovi il balcone aperto fatti una domanda. Allora, il video finisce qua. Domani diciamo ai nostri... Sì, proprio suora, guarda, uguale. No, sembri una vedova più che una suora. Anastasia? Salutiamo i nostri cucciolini. Allora ragazzi, oggi iniziamo un nuovo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un giorni. Aspettate. Allora ragazzi, oggi iniziamo un video. Perde la memoria. Ti consiglio di... il prossimo video che ci guardiamo, il prossimo film che guarderemo, che è bellissimo, io l'ho già visto 50 volte, come esattamente il titolo del film, che ti si addice perché sembra che tu perdi la memoria, è 50 volte il primo bacio. È stupendo. E se stasera farete le brave e Vanessa studierà e non mi farà impazzire, ci guardiamo il film. Allora ragazzi. Sì, amore, sì, ci siamo, ci siamo. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate Vanessa in su e like in su e Romina in su e io in su e Gaspar in su e Oliva in su. Oliva. Ciao! Ciao! Dall'ospedale psichiatrico di Novara, ciao! Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Sto andando a prendere Anastasia per la pausa pranzo e andiamo a mangiare da nonna Elisa. Poi la riporto a scuola e quando usciranno sia lei che Vanessa andremo a comprare queste benedette unghie finte. Vi ricordate l'ultimo video in cui avevamo comprato io e Vanessa queste unghie con la colla e non riuscivamo più a staccarle? Bene, oggi ci riproviamo, ma con quelle classiche che abbiamo sempre acquistato, cioè con la colla già incorporata nell'unghia, facilissime da applicare e da togliere. Quindi buon pranzo a tutti e ci vediamo tra poco con Anastasia. Se non avete visto il video delle unghie, cliccate il link in descrizione. Buongiorno! Ciao amore della mia vita dolcissima! Come stai? Bene. Come è andata la prima parte a scuola? Bene. Adesso andiamo a mangiare dove? Dalla nonna Elisa, che ci ha fatto la pasta al ragù, io ho tantissima fame. Andiamo? Sì. E poi quando torni a scuola, poi fai ancora 2 ore, poi uscite tu e Vanessa. E dove andiamo? Te lo sei dimenticata? Cos'è al che vuoi? Al Toys, perché Vanessa cos'è che vuole? Le unghie finte, queste benedette unghie finte. Intanto diamo una sbirciatina e vediamo se è arrivato qualcosa per carnevale. Ok. Va bene? Vede. Al Toys. Anche da Pagnate, vediamo, ok? Ok. Andiamo a mangiare. Arrivati da nonna Elisa. Quanta fame hai? Tantissima. Citofoni tu? Ce la fai? Ci arrivi? Qual è? È in alto, amore. Allora facciamo così, io citofono e tu guardi lì, vai dietro così lei ti guarda da qua, ok? Ok, ho citofonato. Noi? Non ti vede, vieni indietro. Ci vedi? Vabbè, apri. E sei ancora piccolina, mi raccomando, chiuditi nel portone di nonna Elisa, chiuditi ancora, chiuditi, Anastasia, adesso io non vengo più, Anastasia, io ho fame, e Monella, apri, ecco, Anastasia. Adesso hai preso... Ani, smettila, perché ho... hai preso fiducia adesso, sai che c'è il pulsante per aprire. Anastasia, ecco, brava, sempre quello. Ma che c'è da? Quello lì è acceso la luce. Sei Monella. Adesso non hai più paura di rimanere chiusa dentro il cuore della nonna.
Dai, schiaccia il numero 4, girati. Mi raccomando, 4. Vai. Anastasia. Ani. Cos'hai schiacciato? 4. Sei sicura? Sì. Se no andiamo a casa del signor Orco. No, sì. Qui c'è la casa del signor Orco. Che sì, mangia i bambini 4. Con le ciocche fucsia. Sì, 4. Super Monella. Super Monella. Ciao ragazzi. Mamma Romina non sta bene, ha un mal di schiena potentissimo. No, è vero tesoro, è vero. Andiamo. E... non c'è nessuno, c'è il nonno. Il nonno Silvio. Ciao amore. La nonna Elisa. Ciao ragazzi. Li hai fatti? Sì. Wow, sorpresa Anastasia. I covatelli con il ragù. Allora, buon appetito e ci vediamo tra poco. Ok. Com'è amore? Buona. È buona? Hai, amore? Hai visto che è super sorpresa? Io non ti ho detto nulla, la tua pasta preferita. Buon appetito Anastasia. 2 hours later. Pranzo finito, ma dov'è Anastasia? Anastasia? Dove sei? Anastasia? Ti metti su, Morella. Senti un po', hai mangiato bene? Sì. E hai mangiato tantissimo. Quanti piatti di pasta hai mangiato? 2. Mamma mia, ma sai che è la prima volta in 6 anni? Ok, ciao. Ciao. Io vado dalla nonna. È tua scuola. Ok, Monella. Fermati, Non uscire dal cancello. Non uscire dal cancello perché ci sono le macchine. Dove sei? Dove sei? Ah, ecco. Ti eri già nascosta di nuovo. Ciao. Ciao! Andiamo a scuola? Sì. Allora, siamo arrivati fuori da scuola. Buon rientro, amore. Grazie. E ci vediamo alle 4:30 con Vanessina. Andiamo a comprare le unghie, va bene? Bacione. Mua. Later. Ciao cuccioline e cucciolini, sono le 4:25 e tra pochissimi minuti usciranno Vanessa e Anastasia e andiamo a comprare le unghie a Vanessina. Buongiorno amore mio, bentornata. Noi oggi siamo stati insieme in pausa pranzo, io e Anastasia abbiamo mangiato dalla nonna Elisa. E dove si va adesso? Al Toys. E sei contenta? E cosa vuoi al Toys? Le unghie. Le unghie? Quelle dell'altra volta non sono andate bene, vero? Anzi, molto male. Andiamo a vedere se le troviamo e diamo un'occhiata anche se c'è qualche... Sì, c'era, non ti ricordi? Sì, sì, le unghie ci sono. Andiamo a vedere se ci troviamo anche qualcosina per carnevale, che sai che a me piacciono quelle cosine. Va bene? Ciao. Uè, tu stai già facendo merenda in macchina? E cerchiamo di non sbriciolare troppo, ok? Ma non così, così... Ma... Così hai sbriciolato, Anastasia. Perché? Perché è fatta così? Ok, bimbe, siamo arrivate. Ascoltatemi bene. Una raccomandazione. Non fatemi spendere una cifra esorbitante perché non ci serve nulla. Siamo qua solo per vedere se c'è qualcosa di carino di carnevale. Per carnevale. E vabbè, poi lo deciderò io. E le tue unghie, ok? Attenzione che c'è una macchina che sta arrivando, Vanessa. Ok Anastasia, non iniziare, voglio questo, questo, quell'altro perché non ti compro nulla, soprattutto bambole, un qualcosina di carino per carnevale e basta, ok? Andiamo. Io sono un pollo, ma ti faccio vedere io, ti faccio vedere. Guardate ragazzi, tutto allestito per carnevale, wow. Ok ragazzi, rettifico tutto quello che ho detto, compriamo tutto. Scherzo. Aiuto. Ah, la parrucca di Morticia. E non c'è mercoledì? Possibile. Oh, questo. Ah, quello è bello, mi piace, però che lo si fa a fare. Sì, un secondo, fammi dare un'occhiata. Vediamo un po'. Quale scherzo c'è? La cacchina finta. Ragazzi. Sì, guarda. Ragazzi. Wow. Cosa c'è? Cosa vuoi farci? Vuoi farci del male? Sì, ma non è che ci sono tantissimi scherzi, eh? Carnevale è uno scherzo bello. Sì, più che... Sì, ma c'è... L'ho voluto! C'è poco, c'è poco, c'è poco, sì. Vabbè, vendiamo, diamo un'occhiata meglio anche negli altri reparti. Sono un sacco di abiti per carnevale. Ma te ce l'hai con le spade? Non fatevi male, attenzione. Sei pericolosa con quella spada. Allora, Vanessina, andiamo a trovare le unghie e... Cosa ci fai seduta lì? Cosa c'è? Tutta schiacciata, ma esci! Sei tremenda! Ma compriamo? Non
Anastasia, sei sempre qua in mezzo a questi orsacchiotti. C'è sempre il tuo posto. Vieni fuori. Vane, le hai trovate? Sì. Sì? Vediamo. Oh, finalmente delle unghie serie. Anch'io. Te piccine, eh? Tu queste, guarda che belle, Ani, queste per te. Guarda queste. A scacchi. Belle. Vabbè. Queste qua. Vuoi quelle? Sei sicura? Sì, sì. A vedere. Va bene. Io invece voglio... Ma secondo me vanno bene anche per Anastasia queste. No. Ma sì. Dai, andiamo. Ma dove andiamo? Anastasia, cosa vuoi tu? Io voglio... Ma ragazzi, lo sapete che tanto poi si staccano e li abbiamo in giro per tutta casa, vero? Vabbè. Lascia stare, Ani. Ma sono grandissime. Queste qua, semmai, guarda. Ma sono tutte uguali. Infatti, brava. Sai che queste sono trasparenti, babà? Cioè, che bello, perché... Hanno la punta colorata e il resto è trasparente. Se no è bello, mi piace. Allora possiamo andare a casa a studiare. Benissimo, mi fa piacere. Andiamo. Allora, Vanessa, verifica se hai comprato le unghie giuste, ma poi le ritiri subito. Questo cosa serve? Riesci? Prova a vedere. Prendine una. No, mamma, comunque è così, eh? Sì. C'è? No, la colla no. Madonna, che mani che hai. Poi lavati le mani. Avete dipinto. Come la colla no? Non c'è la colla. Ma si appiccicano? Sì. Io intendo quelle. Quelle colla, amore, eh? Ok. Allora andiamo a casa, Vane. Guardami. Sì. Guardami. Guardami. Devi studiare. Ok? Ok. Le stai aprendo? Prima tu di tua sorella, che era quella che le doveva comprare. Riesci o vuoi una mano? Perché ti cadono, Ani. Ti aiuto io? Hai visto? Cosa ho comprato? Sì, secondo me gli piace un sacco come tipo gioco. Non ha capito che deve fare... No, la pipì l'ha già fatta. Però sembra che gli piaccia. Ti piace? Sta facendo qualcosa, mi sa, seduta. Sì. Ti piace, Vane? Sì. Vero? Che carina? Poi sta bene anche con i colori. Abbiamo anche il cesto uguale. Va bene, adesso Vanessina devi fare i compiti. Prova le unghie, fammi vedere come stai e poi a fare i compiti, ok? Sì, brava. Vane, mi raccomando, devi studiare perché oltretutto tuo papà ha avuto la brillantissima idea di andare fuori a cena anche stasera. Ah, tu le stai mettendo? Fammi vedere! Oh, ma che signorina! Però ti potevi lavare le mani anche te prima, eh? Sì, ma non... con questi... Ma cosa fate a scuola? Dipingete? Sì. Davvero? Eh? E che cosa fate? Arte? Coloriamo. Ma colorate le mani però, non i fogli. È una nuova tecnica che non conosco? Sì. Allora, dai, fatemi vedere. Hai finito tu? Le hai messe tutte, ma sono per fammi vedere. Anche l'altra? Guardate. Ti piace il rumore delle unghie sul tavolo? Le mie sono nature. Le mie però sono più Le mie sono un po' azzurre e un po' bianche. Le mie più lunghe. Sono più lunghe le tue? Sono un po' scomode lunghe. No, non... Sì, va bene. Vanessina, fa vedere. Andiamo. Veloce, Vane, dobbiamo studiare. Fatemi vedere per l'ultima volta le mani con le unghie. Bellissime. Le tue non le ho ancora viste. Scusa, fammi vedere. Ma sai che sono belle? Ti dicevo che non mi piacevano, invece sono belle. Mi piace. Le tue sono bellissime. Hai un po' troppo le dita colorate per i miei gusti, però vabbè. Mentre Vane, fa vedere bene. Molto, molto belle, molto belle. Allora, ascoltatemi bene. Tu, vabbè, sei libera da impegni perché... No, sì, ce li ho. Hai compiti anche tu, però sono quelli per il fine settimana. Se vuoi iniziare a farli, falli. Ok. Tu devi andare a studiare geografia, assolutamente. Va bene? Io vado a stendere, che poi dobbiamo uscire. Mi raccomando, Vanessina, non mi deludere, che 10 minuti scendo. Vane? Sono due righe da studiare e una parte la sappiamo già. Sì, sì, ti stresso perché so già che mi farà impazzire per due righe. Vero? Ciao. Anastasia, tienila sotto controllo. Falla studiare, eh? Falla studiare tu. No. Sì, sì, no, no. Vado, dai. Mollami. Vane, guarda che se non vai a studiare mamma vede che stai giocando e poi non usciamo fuori a cena. Ma figurati, so io cosa dirle. Ti ho detto di andare a studiare. E tu fatti gli affari tuoi. Ah sì? Mamma! Madonna, lo sapevo, non riesco neanche a stendere. Cosa c'è? Mamma, Anastasia mi ha
Arrivo. Cos'è successo? Cos'è successo ancora? Non posso nemmeno stendere che mi chiamate, urlate, litigate. Cos'è successo? Ma guardami che sono mio mamma. Cosa fa? Ma cosa ti ha fatto? Mi ma sei arrabbiato. Ma perché? Dove sei? Anastasia! Vieni giù. Cosa ti ha fatto? Ma perché ti ha graffiata? Cosa è successo? Mamma, scusa, non l'ho fatta apposta. È solo perché è colpa di queste unghie. Ho capito, Anastasia, ma tu non puoi graffiare così tua sorella. Perché l'hai fatto? Perché non volevo fare i compiti. Sì, ma hai visto che ha tutta la faccia piena di graffi e di sangue? Te ne sei accorta o non te ne sei accorta? Vai a prendere il disinfettante, muoviti, giù, nel bagno giù. Giù, sai cos'è giù? Non ridere, che te ogni volta che succede una tragedia ridi. Dai, vieni. Dai. Anastasia, va bene che io ti avevo detto di controllarla e grazie per questo. Via. Però non c'era bisogno di graffiare così tua sorella. Dai, vieni, che poverina, gli esce il sangue, dobbiamo andare fuori a cena, dobbiamo disinfettarla. Muoviti, la disinfetti tu? E ride. No, deciditi. O ridi o sei triste. No, fallo tu, amore, io non posso, sto riprendendo. Dai, su. E ride. Tipo strana che sei, Anastasia. Sì, vabbè. Vabbè, senti, amore, ascolta, adesso ci mettiamo un po' di ghiaccio, non lo so. No, e fai i compiti lo stesso se riesci. Sentite, allora, dobbiamo andare fuori a cena e quindi io veramente, Anastasia, mi prometti che non fai più queste cose, perché altrimenti io devo prendere dei seri provvedimenti. Vieni giù. Vieni giù che dobbiamo concludere il video. Vieni giù a concludere il video con Vanessa. Lo concludiamo noi? Non li vuoi salutare i tuoi amici? Dai, Ani, salutali anche a te i tuoi cucciolini, non ti offendo. Ciao. Dai, amore, no, brutto, brutto. Perfetto, ciao. Lo farai ancora, amore? Sì. Buongiorno, bimbe. Allora, Vanessa, tu a maggio cosa fai? La comunione. Quindi oggi dove andremo? A pranzo nel ristorante che abbiamo prenotato per il giorno della tua comunione e andiamo ad assaggiare i piatti che cucina. Va bene? Quindi tra poco vi andate a preparare. Buongiorno. Gasper sta distruggendo la cucina, ma nulla. Andiamo, scusate, Gasper, cosa stai combinando? Guardate. Cosa stai combinando? Stai giocando col Buster? Sì, è felice così. Eccolo là, vedete? A posto? Ti abbiamo beccato, È inutile che fai finta di niente. Comunque, tra poco, bimbe, vi andate a preparare, Che così usciamo, va bene? Bimbe? Siete pronte? Ma che casino, ancora il letto dobbiamo fare. Ani, ascoltami un secondo. Ani, pronto? Vai a lavarti i denti. Dai, che dobbiamo uscire, ci stanno aspettando, Cucciola. Vediamo un po'. Bravo, amore, ti sei lavati i dentini. Sentire? Oh, che buono, bravo. E ciu, salute. Brava, adesso andiamo a fare il letto, che è ancora in disordine, e poi andiamo a mangiare, ok? Hai fame? Speriamo di mangiare bene. Wow, ma è tuo, fammi vedere. Che bello, è a forma di bocca. Mamma mia, vediamo un po'. Io sono la mamma, io ce ne ho due. Ma niente più tardi bene, mi sa. No, te ce ne due, io ce ne due. Io ne ho tre. Io ho questo. E poi ho Angel e Alien. Guardate. Vediamo. Stai mettendo? No, io no, grazie. Te lo metto qua. No, metto il mio. Voglio mettere il mio. Se metto. Deve vincerla sempre. No, ma è buono. Buono, buonissimo, freschissimo. No, devi metterne uno solo, perché due profumi insieme poi puzzano. Devi metterne solo uno, ok? Ok. Va bene. Ok, siamo partite per andare a fare la. Anastasia! Ani! Io glielo tolgo, basta. No, te lo tolgo perché non è possibile, sei sempre attaccata. Ah, ma non sei col cellulare, perdono. Credevo stessi guardando il telefono. Fa niente, amore, non ti preoccupare. Puoi farcela anche senza borsa. E vabbè, pazienza, c'è il mio, dai, eventualmente, ma non è vero, non te lo darò mai. Tutto bene, Ani? Non hai caldo? Perché pensavo che stavo giocando.
Ma cosa stai facendo? Ah, ok. Sì, credevo stessi guardando il telefono. Va bene, dai. Avete fame? Io sì. Tu? No. Poi scegliamo il menù per la comunione, amore. Ah, perché è la comunione di Vanessa? Stiamo andando nel ristorante dove faremo la comunione di Vanessa. No, amore, oggi non è la comunione di Vanessa. È il, a maggio. Dove si fa? Qui in questo posto dove stiamo andando adesso. Sì, li lavano i capelli. Io devo portare lo shampoo e il balsamo, però. No, amore, quello è il battesimo. Poi vedrai cosa faranno, ok? Poi lo farai anche tu, quando crescerà. Oggi? No, amore, è a maggio. Tanti. Stiamo andando solo nel ristorante oggi. Hai capito? Non stiamo andando in chiesa. A mangiare, sì. Siamo arrivati nel locale. E cosa c'è lì? Un'altalena, eh? Però la signora cosa ha detto? Che poi ci saranno anche più giostrine a maggio, vero? Perché adesso è ancora un po' prestino. Vuoi andare, Ani? Sì? Vuoi fare l'altalena? E andiamo, dai. Sì, mancano i sedili, però ci si può sedere lo stesso. È ora del dolce. Andiamo a mangiarlo? Non lo volete? Non vi va? Giadina, andiamo? Andiamo a mangiare il dolcetto? Allora, intanto vi voglio fare una domanda. Avete mangiato bene? Sì. Quindi siete felici di aver scelto questo locale per la comunione? Sì? Poi dobbiamo scegliere il menù. Com'è, bimbe? Anastasia, a te quando hai un dolce sotto mano ti viene l'appetito. Tu tirami su, è buono, Ani? Oh, amore, siamo tornati a casa, stiamo giocando col Gasperino e devi fare un po' di compitini adesso, che poi stasera dobbiamo andare a giocare a bowling. Ok. Posso mettermi in pigiama? Sì, dai, mettiti in pigiama così sei più tranquilla, dai. E poi dopo... E poi ti cambi, sì, va bene. No. Stai facendo i compiti? Sì. Sì? E stasera dove andiamo? A bowling! Sì! Andiamo a giocare a bowling? Ok, adesso allora facciamo tutti i compitini, così domani siamo tutti belli liberi e non abbiamo nessun pensiero e stasera andiamo a giocare a bowling, ok? Sì. E allora? Vieni. Ma cos'è che ha? Perché è così arrabbiata? Tutta strana, Vanessa. Ci hai ripensato? Vuoi venire a fare pace con noi? Perché? Vieni. Ma cosa ti abbiamo fatto di male, Vanessa? Vane! Vieni qua. Oi! Ehi! Quando una persona chiede scusa... Quando una persona chiede scusa, le scuse vanno accettate. Hai capito? Vai via! Cosa ti ha fatto di così grave? Dai, Vanessa, fai pace. Ma non vedi che sta piangendo? Vanessa, fai pace. Vanessa, fai pace. Fai pace. Fai pace. Fai pace, muoviti. Vanessa, fai pace con lei, capito? Ani, non piangere, che poi farà pace, non ti preoccupare. Stai tranquilla, amore. Perché non vuoi fare pace? Sembri un pipistrello. Perché non vuoi fare pace? Spiegacelo, dai, spiegalo ai nostri amici. Perché non vuoi fare pace? Perché dice che tu, quando lei te lo chiede, tu non vuoi farlo, è vero? No. No, vero? Non è vero, amore, vero? Non ti girare, amore. Allora, visto che la situazione è questa, tu ti giri dall'altra parte e stai piangendo, tu invece non ne vuoi sapere di fare pace, stasera stiamo a casa. Perché tanto i compiti tu non li stai facendo, Vanessa, e stai trovando la scusa per non farli. In casa c'è il solito disastro. Vabbè, Anastasia stava facendo i compiti, stava ritagliando. Vai, amore, vai a fare i compiti. Vai, amore, non ti preoccupare. Fai pace? Dopo. Dopo, allora fai i compiti, ok? Se stasera vuoi uscire, d'accordo? Amore, dai, amore, finisci di fare i compitini, non ti preoccupare, eh? Che ci manca matematica e poi abbiamo finito. Va bene, amore. Ti ha dato un bacino, Vanessa? O gliel'hai dato tu? Gliel'hai dato tu? Però lei l'ha preso il bacino, vero?
Allora dopo andiamo a chiederle di far pace? Finiamo i compiti? Sei contenta? Sì, adesso. Non piangere più, eh? Dai, su, pace fatta, per favore, perché altrimenti oggi pomeriggio diventa difficile da terminarlo. Guarda il ditino, guarda. No, fallo bene. Dai. Brave. Oh, amorine, che belline che siete. E non litigate, che io ci rimango male. Comunque, Anastasia, anche tu, quando Vanessa ti chiede di far pace, dovete farla, eh? Non soltanto lei. Dai, bacione. Bravissime le mie bambine. Allora, bimbe, sembra che la pace sia stata fatta completamente. Anastasia, posso vedere come sei vestita? Ti prego, sei bellissima, questo è un regalo di papà. Papà si sta sbizzarrendo e sta comprando a Vanessa, che fa i pop, un sacco di completi, ma ne ha preso uno anche a te. Fammi tagliare le manine. Ma sei bellissima, da pollino, dai. Ehi. Ma come stai bene, Anastasia? Allora, non ho finito di parlare. Che bello, il mio vecchio telefono. Torna a me. Torna a me, telefono. Torna a me. Stop. No. Ah, guardatemi, ascoltatemi che vi frizzo, se no, eh. Guardate che vi frizzo, eh. Guardate che vi frizzo, eh. Allora, dobbiamo uscire stasera, sì o no? No. Volete andare al bowling? Sì. Ok, bagnetto, vado a preparare l'acqua? Sì. Bagnetto pronto, eccoci qua. Altissima l'acqua, ragazzi, stavamo per farlo uscire fuori dalla vasca, perché io nel frattempo sono andata... Io entro. Io non ti posso riprendere perché sei già nuda. E quindi buon bagnetto, ci vediamo dopo. Mi raccomando, bambine, non fate giochi pericolosi con l'acqua, eh? D'accordo? Tipo... Che lei, tipo l'ultimo che hai fatto, che ti stavi soffocando e non respiravi più, te lo ricordi? E bimbe, bagnetto finito. Bravissima, ti hai mangiato un po' di fragole. Guarda che fragole, ragazze, sembra una bistecca, non una fragola, vero? Fa vedere. Mi sono sporcata, guarda. Sì, no, in confronto. Deve essere il papà. Papà fragola. E no, ma papà fragola, mamma e figlio. Veramente, ma ragazzi, ma queste fragole non sono naturali per niente. Cioè, non credo che esistano. Sono veramente buone. Sono buone? Eh beh, sì. Va bene, dai, che tra poco usciamo. Non litigate più, vero, come stamattina? Sì, no, non le voglio più, non te le voglio. No. Sì, anni prima che finisce quella fragola lì è Capodanno. E là, siamo arrivati al bowling. Cosa c'è? Oh, pallacanestro, amore. Ce la fai? Gianni! Vai, amore! Dai, ragazze! Vai, Vane! Ah, ma si muove, dai! Non l'avevo visto! Brava, Giulia! Brava! Dai! Brava! Sei pronta? Sì, prontissima! Tieniti forte! Vuoi provare a tirare senza il carrellino? Ma come si fa? Ti aiuto io? Vuoi provare? Ok. Ecco il carrellino. Piano, piano, piano. Tornate a casa, siete già in pole position per dormire. Oggi è stata una giornata molto impegnativa, eh? Fuori a pranzo, compiti, litigio e bullying serale. Vi siete divertite? Sì. A parte la litigata di oggi, però è stata una bella giornata, vero? Sì. Eh? Sì. Dai. Allora adesso andiamo a dormire. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Ciao.